giornata. Si intitola sopra appunto Gazzelle, 8 e 33 minuti su RTL 102.5, l'abbiamo già annunciato in questa mattinata di giovedì 18 ottobre, è con noi il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Buongiorno e bentornato, direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno Belpietro, allora come nello stile della Verità anche oggi la prima pagina del quotidiano diretto da Belpietro fa una denuncia pubblica, il titolo è: la Francia ci ha invaso 26 volte in due giorni, si legge nell'occhiello, altro che incidente dovuto a gendarmi inesperti, la polizia di Macron sconfina sistematicamente per scaricare sul nostro territorio gli immigrati che sono riusciti ad arrivare oltre Alpe, e lo fa con metodi brutali. Quali, direttore? Vengono presi, non c'è nessuna formalità, non c'è nessun procedimento come magari capita in altri paesi, vengono semplicemente fermati, e a prescindere che siano arrivati dall'Italia o da altri posti, ce li scaricano oltre il confine italiano, sconfinando addirittura, che è un po' quello che si è scoperto due giorni fa, quando abbiamo capito che c'era alcuni extracomunitari che erano stati rimandati in Italia, con la polizia che non si era neppure curata di contattare la nostra polizia per concordare eventualmente un trasferimento, ma addirittura si era entrata in territorio italiano e aveva lasciato tranquillamente questi extracomunitari. Era già successo, perché era già successo qualcosa del genere, addirittura i poliziotti avevano sconfinato in Italia arrivando alla stazione più vicina, ma siamo ormai a una, quando si parla di Europa Unita, qui francamente non c'entra nulla, non esiste, degli accordi di Schengen, viene oltrepassato tutto. Senta, direttore, a parte questo sicuramente tema molto significativo e in apertura sul suo giornale, ma poi lei fa un box, voi fate un box questa mattina, che riprende anche in qualche modo il titolo del quotidiano, il nome del giornale, Vietato dire la verità, per l'appunto. Il riferimento è a un manifesto, manifesti che sarebbero stati rimossi a Roma, e secondo appunto la Verità, la Raggi avrebbe ceduto, togliendo questi manifesti, alla lobby LGBT. Di che cosa stiamo parlando, direttore? Stiamo parlando di manifesti che si schierano contro l'utero in affitto, infatti lo slogan è stop all'utero in affitto, è una pratica che in Italia è vietata dalla legge, ma che è aggirata sostanzialmente, perché ci sono persone che vanno all'estero, praticamente ordinano un figlio, dopodiché lo portano in Italia e se lo fanno riconoscere. È una pratica illegale, è una pratica che è già stata condannata, però si trova il sistema, insomma, ci sono alcuni paesi dove è possibile affittare un utero e far sì che una donna porti in grembo un figlio che non è evidentemente suo, che è pronta a cedere immediatamente appena nasce, si firmano dei contratti, ci sono agenzie specializzate in queste cose, e ci sono appunto coppie che se ne vanno all'estero, sono coppie o coppie gay o coppie che praticamente poi si portano in Italia questo figlio, lo fanno riconoscere perché uno dei due della coppia evidentemente ha donato il seme, e a questo punto diventano genitori. Belpietro, allora, è una pratica un po' illegale. Vorrei chiederle questa opinione. Io sono unito civilmente con il mio compagno, non ricorrerei mai a questa pratica dell'utero in affitto per una mia scala valoriale, perché penso che la dimensione genitoriale si possa vivere diversamente, ma però proprio in questi giorni mi sono appellato al ministro Fontana, che mi ha risposto pubblicamente, perché credo che invece l'istituzione delle adozioni in Italia andrebbe allargato anche ai single e alle coppie omosessuali, perché sarebbe questo secondo me un principio di civiltà ben diverso da quello di emulare la dimensione genitoriale andandosi a comprare tra virgolette un bambino in Canada o altrove. Cosa ne pensa lei? Guardi, innanzitutto appunto sono contrario all'utero in affitto, perché penso che sia una pratica che sfrutta la donna, perché queste donne sono donne evidentemente in difficoltà, sono donne che per soldi accettano di portare in grembo un figlio che non è loro. Dopodiché ritengo che sia illegale a questo punto portarsi, andare all'estero e usufruire di legislazioni straniere per portarsi. Sono, confesso, perplesso in generale, se lo fa. Non ho nulla contro i gay, contro le coppie gay, ritengo che sia giusto trovare una soluzione come
poi si può discutere se la soluzione trovata sia quella giusta, ma insomma ritengo che sia giusto farlo. Io ho qualche perplessità sul resto ciò, anche sul fatto di dare dei figli, cioè di consentire l'adozione a single o altri, perché abbiamo visto anche delle vicende che non sono esattamente guardi così, direttore, io rispetto No, ma io non voglio offendere nessuno, tutt'altro, anzi capisco l'esigenza, però poi quando vedo come nel caso di Miguel Bosé, che la coppia deve dividersi quattro figli, vengono certo. divisi. Però mi perdoni, non c'entra niente con le adozioni questo. Là è un utero in affitto. Sono è stati un utero in affitto, sì, ecco. Però poi penso che sono situazioni un po' strane. Ecco, sì. Io quando ci sono di mezzo i figli ho un po' di sensibilità e penso che sia giusto rispettare molto la sensibilità dei bambini. Ma non c'è dubbio, questa è la sua opinione. Direttore, grazie e ci sentiamo presto. Direttore Maurizio Belpietro. Buona giornata.